Cari bambini, cari genitori, buongiorno. Questo è un mese molto speciale, è il mese di Maria. È per questo che oggi vi proponiamo fare qualcosa di speciale, però abbiamo bisogno di qualche materiale. Fate attenzione. Un quadro di Maria, voi l'avete a casa, vero? Sono sicura. Quindi andate a cercarlo. Fiori? Potete prendere fiori naturali oppure un fiore di carta, non c'è problema. Anche molto importante, una candela. Avete una candela? Vi aspetto, andate a cercarlo. E mentre aspettiamo a quelli che mancano, possiamo accendere la nostra candela. Abbiamo imparato all'oratorio che questa luce è segno della presenza di Gesù. Quindi, anche nella nostra casa, Gesù è presente. Siamo pronti. Oggi ascolteremo come è che Maria accetta il progetto di Dio nella sua vita. Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, tu concepirai e partorirai un figlio, e tu gli porrai nome Gesù. Questi sarà grande e sarà chiamato figliuol dell'Altissimo. E il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, ed egli regnerà sulla casa di Giacobbe in eterno, e il suo regno non avrà mai fine. Come avverrà questo? Poiché non conosco uomo. Lo Spirito Santo verrà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà dell'ombra sua. Perciò, ancora il santo bambino che nascerà sarà chiamato figliuolo di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, ha concepito anche lei un figliuolo nella sua vecchiaia. E questo è il sesto mese per lei, che era chiamata sterile. Poiché nessuna parola di Dio è inefficace. Ecco, io sono l'ancella del Signore. Siami fatto secondo la tua parola. Thank you.
Vi auguriamo una settimana di silenzio e di ascolto, soprattutto della parola di Dio. A presto!